Stordito con un calcio alla testa, legato con del nastro adesivo da pacchi e colpito alla gola con un coltello sotto ad una croce di ferro. È stato quasi decapitato Ismaele Lulli, lo studente di 17 anni trovato morto nel boschetto vicino alla chiesetta di San Martino in Selva Nera a Sant'Angelo in Vado. Un delitto da videogame, come definito dagli inquirenti, che ha distrutto diverse famiglie e l'intero paese, dove è stato proclamato il lutto cittadino. I due giovani albanesi, fermati e portati nel carcere di Villa Fastigi, invece, hanno responsabilità diverse. L'autore materiale è Igli Meta, di 20 anni e residente a Urbania, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Collaborativo con le forze dell'ordine, invece, è il complice, 19enne Mario Mema, geometra originario di Tirana, che lo avrebbe aiutato, forse tenendo fermo il 17enne. Entrambi senza precedenti penali e perfettamente integrati con le loro famiglie, volevano dare una lezione ad Ismaele. La sua colpa? Quella di vivere in un paese dove tutti conoscono tutti, hanno detto i carabinieri che stanno ancora cercando l'arma del delitto. E la gelosia, hanno spiegato, è stata la molla che ha fatto scattare la furia omicida. Meta, infatti, era erroneamente convinto che Ismaele avesse tentato un approccio con la sua ex fidanzata Ambera. La ragazza, una 19enne di origine macedone, ha confermato il movente, dicendo che egli la tormentava con quel sospetto. Ismaele la frequentava, ma era fidanzato con un'altra ragazzina del posto, inutile ogni tentativo di rassicurarlo. Il quadro è stato delineato invece in una conferenza stampa del colonnello Antonio Sommese, che ha condotto le indagini coordinate dal PM Irene Lilliu. Magari adesso si stanno capendo quello che hanno combinato, ma al momento è come aver ucciso un personaggio di un videogioco. Spengo il computer e sono pulito. Ad Ismaele Lulli fu tesa una trappola. Il ragazzo incontrò i suoi carnefici alla fermata dell'autobus e accettò la proposta di andare a fare un bagno nel fiume. Salì spontaneamente sull'auto di Meta senza costrizioni, hanno detto i militari, ma quella vettura invece si diresse sul luogo del delitto. Dopo aver commesso l'omicidio, dove si sono recati? Allora, dopo aver commesso l'omicidio sono andati a fare il bagno, che si erano ripromessi, il bagno al fiume. Un po' per lavarsi, un po' per farsi vedere in giro e avere una specie di alibi. E hanno portato con sé anche una scarpa del ragazzo? Hanno portato con sé appunto una delle scarpe che probabilmente, come ha detto la mia collega, ha perso la vittima durante il trascinamento dal luogo dell'omicidio al luogo dove è stato rinvenuto il cadavere, e presunto omicida, togliendosi i vestiti intrisi di sangue, ha raccolto su anche questa scarpa, nella fretta e nella concitazione, chiaramente. Dove sono stati fermati i ragazzi? Allora, uno è stato fermato a casa sua e l'altro verso Monte Marciano, mentre era diretto, stava facendo una breve sosta, probabilmente verso il porto di Ancona o di Pescara, insomma, dove c'era il primo traghetto utile per l'Albania. Avete trovato anche del denaro dentro la macchina? Abbiamo trovato più di 500 euro in possesso di questo, di Igli. Probabilmente che sono essere usati per la sua latitanza. Quando i due ragazzi sono stati trasferiti dalla caserma dei carabinieri di Sant'Angelo in Vado al carcere di Pesaro, una folla che si era raccolta ha cercato di colpire a calci e pugni i mezzi delle forze dell'ordine lanciato invettive. I militari sono riusciti ad evitare conseguenze peggiori dovute al dolore e all'esasperazione di quelle persone. I presunti assassini ora si trovano dietro le sbarre con l'accusa pesantissima di omicidio volontario aggravato in concorso. Andate dietro, non lo dico più! Delitto premeditato? Stiamo valutando questa cosa. Appunto, ci sono alcuni elementi che ci fanno propendere per il sì, altri per il no. Allora,
senza voler essere precipitosi, una volta abbiamo la certezza dell'una o dell'altra ipotesi, ci muore di conseguenza. Il ventenne albanese accusato in concorso potrebbe aver reso piena confessione questo pomeriggio durante un interrogatorio formale. Il mio assistito, ha detto il suo avvocato a Sole, si è assunto la responsabilità e ci tiene a dire che da parte sua non c'era nessuna volontà di uccidere. Ha ammesso di aver attirato la vittima, ma solo per dargli una lezione. Poi la situazione gli è sfuggita di mano. A commentare gli atteggiamenti dei due albanesi è stato anche il colonnello Sommese. Io però ho visto un gran vuoto in queste persone. Ci guardavano come se chissà cosa, alla fine che cosa è successo. Niente. Io mi auguro che nel luogo dove si trovano abbiano il tempo di capire, meditare, e hanno anche l'età per poter cambiare, per poter diventare delle persone diverse da quello che sono adesso. Lo auguro per loro.